Yo, what's good people? It's your boy now, J-E-W-C, and jeez, we are back with another video today. Now people, today is going to be a little bit different to what we normally do. We're going to be reacting to an Easy Italian video. Their link to their channel will be down below in the description. But people, we're going to be reacting to the most common, like swear words? I think it's called swear words. Curse words. The most common Italian curse words. And obviously this is interesting because I know quite a few like Italian curse words, and I feel like as I grew up, I feel like me getting taught the naughty words is like the main things of it. But I don't know if like these curse words are gonna be like the swear words, or they're gonna be like little phrases that you can't say. Because I know one of the phrases that you guys have told me to say on multiple occasions, but I won't, is porco, and then beep. Yeah. Like, you guys have told me to say that word so many times, and I am not saying that word because it's so offensive. But yeah, I wonder what these words are going to be. But oh, people, come. Are you not ready? Let's go. People, and before we do get into it, please make sure you smash the like button and subscribe and turn on post notifications if you do want more videos like this as well. It's something a little bit different and it's a little bit fun. But oh, come. Let's go. Let's see what they've got for us. Jeez. Spesso si dice che sono le prime parole che si imparano in una lingua straniera. Alcuni le usano, alcuni non le usano. Però è sempre utile conoscerle per poterle riconoscere. Speriamo, Words. vero? Meglio mettervi le cuffie. Okay, Andiamo. people, if you are not old enough to understand curse words, then turn this off and down. But right, let's go. Andiamo. Bro, I miss her songs. Praticamente oggi a scopo esclusivamente didattico parliamo di parolacce. Perché sono le prime parole che si imparano. Sì, è vero, Vi capita mai di dire le parolacce? Sì, naturalmente sì, sì, al capita. lavoro soprattutto. Sì, esatto. Sì, abbastanza. Io non. Now they're talking about curse, so before they go into curse words, let me tell you the curse words that I know. So there's vaffanculo, patana, stronzo, bastarde, oh, what else is there? Oh, patana, oh, what else? I don't know. I know a few, but I don't know if they're gonna be in here. But oh, let's go, let's go. Molto. Tutti i giorni, vabbè, più volte il quando giorno. sì, quando siamo arrabbiati, Sì, cazzo, spesso. È Hey, lunga. what? Wait, hold on, wait, cazzo what? Cazzo spesso? What? Cazzo spesso? What? Wait, she says fuck little dick. Fuck dick. Yes, fuck dick. Oh. Cazzo. È l'unica. Ogni tanto, non tantissimo, dai. Provo a trattenermi. A voce no, pensare tante, a voce no. Esatto, anch'io. Mi contengo, diciamo, però sì, è vero che sono le prime parole che si imparano, quello sì, che si è curiosi di sapere come si dicono subito che in altre lingue. Ma poi anche perché in giro magari si sentono spesso, quindi Sì, impara ciao e poi impara subito un insulto. ciao, Esatto. Se sei arrabbiato? Se sei contentissimo, ci potrebbero essere. Poi sorpresa? Non so, non mi viene niente altro in mente. Beh, spessissimo. Solamente nei momenti in cui si è arrabbiati o si ha qualche Problemino. problema con la persona che c'è di fronte. Okay, so here's the first question. Do you guys use curse words? If you do, comment down below. Comment down below some curse words you use. I am intrigued because I only know a few and I'm down to learning some more curse words. That would be actually pretty cool. That would actually be pretty fun. Purtroppo sì. Non Abbastanza. dovremmo, però. Capita Sì, abbastanza spesso. soprattutto quando si lavora parecchio. Sì. Molto Soprattutto a spesso. fine settimana, direi. Alla fine della Anche settimana. all'inizio, dipende. Beh, sì. Diciamo che fanno un po' parte del I wanna hear the linguaggio words. quotidiano, aiutano a enfatizzare un po' di più il tutto. Oddio, no, non è che sono così sboccate, però No, sì. noi in particolare no, No, però però si si usa. usa, ecco, sì, si usa molto.
sono frequenti. Al lunedì mattina. Se è una buona settimana anche già dal lunedì mattina. Sì. Esatto, è vero anche quello. Però venerdì pomeriggio ho notato che escono più parolacce, perché c'è lo stress e la stanchezza della accumulata della settimana. Oggi sabato, non ne ho ancora dette troppe, quindi va bene così, abbiamo capito che lavorare fa male. Esatto. E fa aumentare le parolacce. Esatto, è vero, sono d'accordo. Prima sì, adesso un po' meno, perché con le bambine in casa ovviamente non si dicono più le parolacce quelle grosse, si dicono quelle velate ovviamente. Anch'io cerco di evitare, perché con i bambini in casa non si può. I mean, so basically a lot of people have said is that they use them, but they try not to use them. It depends, if you've got a family then they don't try and use them. But in general, people use them. I mean, even in the UK, we swear every single day. Like, it's just part of our language. Like, it doesn't mean nothing offensive sometimes to people. But yeah, sometimes it's just, you use it in every single day language. E adesso, con tutte queste parolacce, come cavolo preparo gli esercizi per questa puntata? Siete curiosi di scoprire come usare le parolacce? O come non usare le parolacce, meglio, se volete imparare di più da questo. In che tipo di situazioni usate le parolacce di solito? Beh, quando tipo mi devo sfogare, quando sono arrabbiata, così. Sì, ma in realtà capita. Anche per parlare di qualcosa. Vabbè, sì. Milano figa e alla fine figa. È una parolaccia. Sì, alla fine è una parolaccia, però è proprio come se fosse dialetto. Cioè, è un intercalare, oh, okay. Ecco, proprio figa. Yeah, so like, people use it as a filler word, and in the UK, like we would say, let's say, if you're joking around and stuff, we'll go like, fuck off, like, you know, we don't mean actually like, fuck off, we like, it's just like, fuck off, people can say it as like, get out of here sort of thing, like you're joking sort of thing, yeah. L'intercalare milanese. Pussy, but how do you say pussy in Italian? Proprio figa è... Figa. Figa means pussy. Ok, figa. Per calare milanese. Bella figa. Come wait, so bella figa, that means beautiful pussy, right? Per i bergamaschi, sì. Cazzo, ho dimenticato il cellulare. Cazzo. Che cazzo, fanculo. Magari sono arrabbiata. Sono più o meno quelle. No, io diciamo che le uso molto come intercalare, cioè molto tipo per rafforzare quello che voglio dire, così. Uso spesso cazzo, e molto molto spesso, però cerco sempre di diminuirlo perché non è mai bello, però ci sta. Sì, diciamo, nelle situazioni di disaccordo, diciamo così. Di disaccordo, di momenti magari in ufficio poco piacevoli, insomma, per questioni di... lavoro magari un po'. L'ufficio è nel traffico. Diciamo. Ah, nel traffico. Sono sì, i due momenti più. Esatto. Dove è più difficile contenersi, diciamo. Esatto. Sì. Ma con gli amici per enfatizzare un concetto, diciamo. Oppure quando si è arrabbiati. Spesso. Sì. Questo principalmente. Sì. Ah, se cade qualcosa, per esempio, se dici cavolo, mi è caduto qualcosa, oppure. Non lo so. Un'imprecazione, quando succede qualcosa che non dovrebbe succedere, allora scappa. Sì. O in auto, a volte. In auto. In italiani, in auto sicuramente. Quando facciamo sport. Ah, sì. Noi giochiamo ogni tanto a basket insieme. Quando sbaglio un tiro, sbaglio un passaggio. E lì ne sono parecchi, sì. Sì, quando prendi botte, subisci fallo, cose così. Ma anche quando sbatti il mignolo, questa è una cosa che possono comprendere tutti, quando sbatti il mignolo sul mobile... Ah, il lotto! Quindi quando sbatti il mignolino... Esatto. Ci sono anche dimostrazioni che aiuta proprio a sentire meno il dolore, quindi si comincia... Veramente. In teoria sì. Sì, che tipo si ha una tolleranza al dolore maggiore quando si comincia a scopo puramente didattico. Quali sono le parolacce più utilizzate in Italia? Yes, people, this is what we have been waiting for. We have been waiting for the most used cuss words in Italy, bro. We are going to be using these. I mean, I wonder if there's words on there that I don't know, but if there's not, then I can use them more. Let's go! Yeah.
cazzo. Sì. Cazzo. Poi vabbè, i vari, sì, vaffanculo. Vaffanculo. Poi magari bestemmie, però noi non le diciamo le bestemmie, però anche quelle sono abbastanza comuni. Che tra l'altro sono proprio una cosa del linguaggio italiano, perché se non sbaglio altre lingue non hanno le bestemmie, grazie al cielo, quindi però qua sì. Cosa sono le bestemmie? Per chi non lo sa. Wait, okay, so a blasphemy is like the word like porco. Are they like blasphemies? I think that's what their blasphemies. But I remember it was in you guys in one of my chats were like saying it in the chat. I was like, bro, no. I was like, no. I was like, stop saying that word. It's not good. It is not good to say. Allora, le bestemmie sono praticamente delle offese ai santi o religiosi, offese di ordine religioso, diciamo. In Veneto lo usiamo parecchio, più penso che delle parolacce, ma sì, non sì, è una sì. cosa carina, non è una cosa educata sì. per niente, però, per cresci, alcuni, così, cresci così, per alcuni è come usare una congiunzione. Sì, è vero, sì sì, no, è vero, è verissimo questa cosa. In realtà in alcuni posti possono multarti, sì, sì sì, tranquillamente. Anche qua, se passa la polizia e tu bestemmi, urlando così, disturbando, sì. ovviamente o ti dicono di tranquillizzarti, oppure possono anche multarti, sì. Perché comunque what? Chi crede è irrispettoso, sì. insomma. Sì, decisamente irrispettoso per chi crede. Quindi. Infatti bisogna usarle un attimo con attenzione, perché tipo adesso, esempio, cioè, se esco con i miei amici, eccetera, tra di noi è abbastanza normale, però se già esci con persone che non conosci stai un pochino più attento. Basta sì. che non ci chiedi adesso, ci chiedi di bestemmiare. No, adesso. No. Il cazzo sia quella più, sì. esatto. quella più esatto. comune. Esatto. Sì. Citerei solo quella, però sì. meglio sì. non andare oltre. Non andiamo oltre, okay. è quella. Porca puttana o porca puttana? Yeah, yeah, porca puttana. Wait, but what does that mean, porca puttana? Because like, does that mean pig whore? Like, or bitch? Pig or... Because I know porco means... Oh, porca. Does that mean big bitch? Or fat bitch, just porca? No, grasa is fat. So porca, would that mean pig bitch? I don't know. Patena. Come dice il comico italiano. Oh, stronzo. Stronzo, cazzo, yeah. Cazzo yeah. è il classico, sì. A livello culturale, cazzo è alla base. sì. L'organo genitale maschile? Sì, ok, l'organo genitale maschile in volgare. Allora, cercare di andare qualcuno in qualche destinazione. Di recarsi in un posto ben sempre specifico, diciamo nei pressi della parte bassa. Cazzo, penso sia la più comune per tutti, no? Cioè, direi di sì. Merda. 100%. Merda. Oh. That's what shit was. It was merda. I forgot what shit was. Like, shit was one of the words. I was trying to think and I was like, I can't remember what shit was, but it's merda. Merda. Porca troia. Like, oh, porca troia. So that means slutty bitch. Ooh, okay, porca okay. puttana. Però è una cosa anche molto... C'è molta varietà regionale. Quindi, per esempio, noi siamo veneti. E lì si usano più le bestemmie. Da noi si usano le bestemmie, ma è un altro discorso. Quindi è un meglio livello, che non ci addentriamo in questo, però... è un livello superiore alla livello parolaccia. Superiore. Però, per esempio, il mio coinquilino è siciliano, usa parolacce diverse dalle mie. Tipo, vabbè, minchia, lo usiamo anche in realtà, ormai si è molto nazionalizzato, lo usiamo un po' in tutta Italia. Però minchia è una parolaccia che nasce prettamente in Sicilia una volta. Oh, cioè, okay. Adesso lo usiamo un po' anche in realtà noi. Molto anche shit. Cioè, anche è shit, passata abbastanza. Shit. Shit. Però ho detto male, non pronunciato bene come la funzione. Sì, esatto. Sì, no, ho detto proprio shit, tipo, capito, come fosse fogli. No. Però la c'è più usata è cazzo, probabilmente. Direi di sì. Oppure merda. Si dice. Che non è proprio... cazzo, direi, vaffanculo, merda. E merda. Queste tre, direi, principalmente. Che si possono usare in vari contesti, diciamo. Differenze regionali? Ma oddio. Sì, cioè noi abbiamo i dialetti, quindi ogni dialetto ha un po' la sua parolaccia, anche la sua espressione magari particolare, diciamo. Lasciamo stare sì, il dialetto. Sì, esatto, se... i dialetti poi sono tanti in Italia, quindi ogni singola zona ha le sue anche parole peculiari. È vero, forse sono più quelle dette in dialetto, sì, forse. Sì. Allora, io uso in maniera
in maniera insultativa, diciamo, la parola marso, che vuol dire marcio letteralmente, però marso è in Veneto, marzo. Quindi sei marso, ah, che muso marso. Però può essere anche in senso affettuoso, dipende anche, dal tono, sì, dal contesto. Ah, che marso! Oppure, noi siamo di Roma, però io vivo a Milano, quindi molto spesso ho visto differenze a livello anche di parolacce tra Milano ed esempio Roma, sono parecchie. Sì. Ti vengono in mente altre differenze? No, sì, non lo so, tipo a Roma più porco usato giù? Porco due. Wait, porco giù? Slotty two? Porco? Bro, am I missing what porco means? Porco means pig, right? No, porco. 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 Actually, what does porco mean? Hold on. Bro, I'm like... Wait, hold on. Bro, it has to. I have to see this. I have to... Because I'm sure porco means pig, right? Yeah, porco means pig. So how does porco giù mean slutty too? I don't get that. You guys explain it to me. I don't understand con that. 3D per rafforzare sempre. Invece Milano più... cazzo, zio, tipo così, capito? A Milano magari tipo dicono vada via il culo, che sarebbe la versione vaffanculo in milanese. Ah, ok. Ah, sì, da noi non è che si dice tantissimo, sempre quello che abbiamo detto prima, però nelle altre regioni, per dire il Lazio, ci sono delle inflazioni. Sì, poi ci sono delle regioni che dicono molte più parolacce rispetto ad altre, Veneto credo. Quindi... Veneto, Lazio, oppure... Ah, in Toscana, per esempio. Sì, quindi ci sono anche parolacce diverse da regione a regione. Sì. E quando è l'ultima volta che personalmente voi avete utilizzato una parolaccia? 5 minuti fa. Sì, no. Non molto tempo fa. No. È che sicuramente non ci fai caso e quindi... è così naturale che forse non te lo ricordi nemmeno. Sicuramente in questa giornata ne avremo dette. Una ventina di volte sicuramente. Un po' di volte, sì. 2 secondi fa. Io sono sceso dalla macchina e ho detto brutta stronza perché ha parcheggiato male la macchina. How did you say you ugly bitch? Wait, hold on. Volte, sì. Wait. 2 secondi fa. Io sono sceso dalla macchina e ho detto brutta stronza. Brutta stronza, you ugly bitch. But I'm gonna use that, bro. If I ever see anybody in the UK who annoys me and they are a woman, I'm gonna go brutta stronza, you ugly bitch. Stronza perché ha parcheggiato male la macchina. Sì. Troppo quando regalano le patenti è questo. Non è vero. Direi ieri. Probabile qualche minuto fa, penso, non lo so, mentre parlavamo, sì. Mi ricordo che ero in tangenziale in macchina, ma non mi ricordo il momento preciso, però... Penso al lavoro, sì, penso ieri al lavoro. 3 secondi fa. No, vabbè, tutti i giorni li uso, quindi sì. Specialmente cazzo, ecco. Ma stamattina penso, dai. Oggi pomeriggio ancora no. Penso 5 minuti fa con lui, quando mi tirava per andare dagli altri cani, quindi direi che è questo. Poco fa. Prima di parlare con voi, penso. Sì, probabilmente anche senza accorgermi. Stavamo parlando dei cani che giocavano tra di loro e abbiamo usato dei termini coloriti per descrivere la situazione. Era così. Non posso esattamente adesso non chiedermi di ripetere quello che ho detto prima, però insomma, era questo comunque. E tu hai parlato di una cosa molto interessante effettivamente, cioè la versione velata delle parolacce, quindi cazzo, cavolo. Sì, oppure per di indirizzo delle parolacce. Molto interessante. What does cavolo, sì, cavolo means cabbage? Per di indirindina lo dico adesso, o... oppure per d'incibacco se c'è qualcosa, con le bambine si usa così, oppure, non lo so, caspiterina, no, ci si dice, oppure, non lo so. Sì, anche se non li conosco, tipo, ho sentito invece di rompiscatole. Poi non mi vengono altre in mente. Sì. Porco due,
Però beh, quella è più sulla bestemmia. Porca bella, no? Quindi... Sì. Porca trota. Sì. Che porca trota, slotty trots. Cavolo. Cioè... Cavoletti, anche Cavoli. Se meno usato, perché a sto punto lo dici direttamente, capito? Cacchio, per esempio. Che è un po' meno aggressivo, però rarissimo. Cacchio! Rarissimo. Io mi tiro pugni per trattenermi alla gamba, no, senza picchiare le cose, se no... Porca vacca. Al posto di porca troia. Okay, so people use porca as a way of saying dirty. So I thought porca was just pig, but it's not. Porca is like dirty, so you dirty bitch. Like, porca patana, like that'd be you dirty whore, or you, yeah, basically. Molto meno maleducato, porca meno troia. Mai detto in vita mia. Ogni tanto lo dico. Cavolo. Cavolo, caspita, sì, cavolo, caspita. Accidenti. O se no anche tipo qua si dice porca vacca. Che in realtà appunto è per la mucca, però quello secondo me non è proprio una parola. Dati, cioè, porca vacca, eh? Però sì, cavolo, caspita. Cavolo, principalmente, sì, caspita è già un po' più datato. Cavolo, accidenti, ma si accidenti. Usano poco. Di solito ti mordi la lingua e finisce lì e non dici niente. Abbiamo sentito un sacco di parolacce. Scusa, mamma. And people, that was the end of that video. Thank you, Easy Italian, for that video. I enjoyed that video, and hopefully you guys enjoyed me watching it. That was the most common Italian curse words. And you know what? I knew quite a few of them. Apart from the fact that merda. Merda means shit, and there was another word for shit as well. But yeah, that's like one of the words that I didn't forget, and I'm not cazzo. But yeah, I done pretty well. I did say some, and some blasphemies as well. I only know one blasphemy. Like, I don't think oddio is a blasphemy, because that's just, oh god, whereas porco, that is a blasphemy, because yeah, but yeah, I don't know any more blasphemies. I would say you guys comment some more blasphemies down below for educational purposes only, just so I know in future. But yeah, all right, hopefully you guys enjoyed it, and if you did enjoy it and if you do want more videos like this, please make sure you smash the like button and subscribe and turn on post notifications, and let me know what you guys thought of this down below in the comments, and hopefully you guys did enjoy it and have as much fun as I did, because I had a lot of fun. But thank you, Easy Italian, as well, for me reacting to your video. I appreciate it. But yeah, guys, that's going to be it for me. It's your boy, Nal, J-E-W-Z-N-J. Peace out, guys. Peace.